4.000 danni in un'unica partita. È il badge più difficile del gioco? Penso di no. È tra i più difficili, probabilmente, ma facciamo anche sicuramente. Ah, e specifichiamolo subito, se tu di danni ne hai già fatti 10.000, complimenti, sono estasiato, ma puoi andare oltre. Diciamo che in un'ipotetica tier list della difficoltà dei badge metterei al primo posto le 20 kill, al secondo posto il badge teamwork all'ultimo livello e al terzo posto i 4k danni. Oggi quindi vi darò dei consigli per il badge dei 4.000 danni, ma in verità anche per quelli prima, per i 2000, 2005, 3000, consigli su come fare danni. E ovviamente pare scontato, ma vanno bene per qualsiasi leggenda. Stiamo un po' in poligono giusto per avere uno sfondo, dopo vi mostrerò anche una partita, un esempio pratico, che non sarà la mia partita migliore dei 4000 danni per due motivi. Il primo, quello più poetico, è che così vi dimostro che possono essere fatti anche in partite abbastanza oscene. Il secondo, più veritiero, è che le partite belle me le tengo per altri contenuti, del tipo i 4000 danni con Rampart che arrivano domenica. Allora, partiamo col dire che ci sono due modi per fare i 4000 danni, nel senso puoi farli randomicamente, semplicemente fai una grande partita e finisci con 4000 danni, oppure puoi farmarli, quindi andarli a cercare. E visto che vogliamo capire come farli, come ottimizzare i danni, direi che ci concentriamo soprattutto sulla seconda strada. Ah, a proposito, lasciate mi piace, grazie, gentilissimi. Iscrivetevi, non perdetevi i prossimi video. 4K con Rampart. Ancora, quante volte lo devo dire? Capitolo armi, quali utilizzare? Almeno una delle due deve essere un'arma utilizzabile dalla media-lunga distanza, quindi longbow, radius, arco, G7, ma non deve essere per forza uno sniper, nel senso, se voi vi trovate confident con la carabina e anche da lunghe distanze riuscite a sparare più o meno in questo modo, va assolutamente bene. Idem la Spitfire, idem l'Hemlock e qualsiasi altra arma comunque utilizzabile da lontano. Diciamo che se volete avere vita facile, sniper, longbow, arco, andate sul sicuro. Per quanto riguarda la secondaria, a maggior ragione se avete scelto una primaria che funziona quasi esclusivamente da lontano, come il longbow, come l'arco, serve qualcosa che funzioni da vicino, quindi no porcate tipo doppio longbow, longbow G7, doppio arco, longbow arco. Serve qualcosa che vi aiuti. Soprattutto visto che da vicino potete contare solo su un'arma, servirà un'arma con cui siete in grado di gestire un fight anche 1v2 senza il bisogno di una secondaria. Longbow flatline può andare bene, longbow Spitfire può andare bene, carabina Spitfire può andare bene, Hemlock flatline può andare bene. Usate un po' quello che vi pare, evitate robe del tipo R99 pickup se non volete complicarvi la vita, e grazie al cazzo aggiungerei. Alla fine, in verità, il discorso delle armi è abbastanza personale, quindi passiamo ai consigli importanti. Numero 1, contano i danni da conferma, anche se non hai atterrato tu il nemico. È una cosa abbastanza scontata per molti, però contate che una volta non contavano quante ripetizioni. Infatti una volta erano molto più difficili 4K, tra parentesi. E quindi confermate tutti, ma letteralmente anche quelli non atterrati da voi. Considerate che ogni conferma sono 100 danni. E già se vi prendete 10 conferme nel corso della partita, che non è così difficile, fanno 1000 danni, che è un quarto del lavoro. E vi aggiungo anche, ogni esecuzione conta i danni della vita che rimane a quello a terra. E quindi, sparando o esecuzionando, ma confermate, confermate, confermate. In ogni partita ci sono tre fasi, tre parti, ossia l'early game, lo start, il mid game, che è solitamente la parte più corposa, la parte in mezzo della partita, e l'endgame, e secondo me per il farming dei danni l'ordine di importanza è endgame, early game e midgame, e quindi la parte più grossa della partita sta solo alla fine. La maggior parte dei danni infatti li farete sugli ultimi team, vi ho già portato un sacco di esempi, il video dei 4K con Revenant, il video dei 4K con Valk, tutte partite in cui letteralmente sono nella top 4 con 1300-1500 danni, e finisco con i 4K. Per quanto riguarda lo start, che ho messo al secondo posto, è abbastanza intuitivo perché sia importante. Se startate con 1000-1500 danni nel primo fight, nei primi fight, avrete la vita semplificata. In generale il mio consiglio è di fare uno start normale, quindi scendete, vedete le armi che trovate, fate i primi fight, cercate di vincere e sopravvivere, vedete come siete messi dopo questi fight. Per quanto riguarda il mid game, quindi la parte principale della partita, giocate cercando di fare tanti danni, ma non esagerando nel farmare, quindi a metà partita non vi mettete a far rianimare gli avversari, a fare altre porcate perché il third party è dietro l'angolo, dovete semplicemente cercare di fare tanti danni, quindi prendete le conferme, sparate comunque da lontano, ma non allungate troppo i fight, perché tanto i danni li fate alla fine. Infatti quando arrivate in endgame, che può essere top 5, top 4, top 3, dipende anche dall'anello e dipende dalla partita,
È il vostro momento di splendere, è il momento dove dovete fare danni, dove potete farne anche tranquillamente 2k più senza problemi. Soprattutto se siete contro l'ultimo team, il rischio di third party è zero, perché voglio dire, state solamente voi in partita, quindi qua è il momento di prendere l'high ground, di prendere la posizione, di continuare a mettere dentro danni, anche senza atterrare gli avversari, se li atterri anche facendoli rianimare. Poi dipende anche tanto dalla partita, se loro prendono l'iniziativa di pusharti o meno, anche se in verità se continui a mettere danni dentro, se non li lasci mai full vita, difficilmente prendono iniziativa. E a proposito, dipende tanto dalla partita, e quindi qual è la partita giusta, tra virgolette, la lobby giusta per riuscire a fare tanti danni? Non deve essere né di basso livello né di alto livello, quindi un livello medio. Infatti nella partita che vi mostrerò adesso saranno fatti a platino, quindi non Predator ma nemmeno bronzo. E lo stesso discorso vale per le pubbliche. E qua a proposito un altro consiglio che mi è venuto in mente adesso: se in ranked non giocate troppo, non siete troppo avanti, quindi diciamo sotto al diamante, potrebbe avere senso cercare di fare là tanti danni, se il vostro obiettivo è appunto fare il badge dei danni. Perché in generale il gameplay in ranked è diverso. Anche a gradi bassi la gente tende a pushare di meno, sarà più facile tenere posizione e fare tanti danni. Per quanto riguarda le altre mod, duo o trio, una volta pensavo fosse molto più facile nelle trio, perché i team sono più grossi, quindi è più semplice che quando nocchi uno questo venga rianimato, è più semplice farmare i danni. Però in verità ultimamente li ho fatti tante volte anche nelle duo, però sì, a logica nelle trio dovrebbe essere più facile, c'è anche meno rischio di third party, meno rischio che qualcuno ti rompa le palle mentre tu farmi su un team, quindi sì. Ah, ovviamente neanche a dirlo, fare danni in team precostituito molto più facile, siete vicini ai 4k, dite ai vostri compagni di non pushare, di lasciarvi farmare. Con i random è più complicato. E quindi sì, ribadisco, non esagerate col farming durante la partita, è molto più facile farmare sugli ultimi team. Tranquillamente potete passare da 1500 a 5000 danni solamente sugli ultimi due team, quindi senza problemi. Praticamente qualsiasi partita è buona, se avete fatto uno start con 1000-1500 danni, ancora meglio. E adesso vi lascio alla dimostrazione pratica di una partita oscena in cui appunto ho fatto danni praticamente solo sugli ultimi team, solo in endgame. Se avete dubbi, commentino, cercherò di rispondere. In questo video almeno cercherò di rispondere. Alessio, se tu riscrivi quella parola potresti essere bannato a vita, perché alle regole di Twitch non piace. Occhi d'occhi. Vabbè, minchia. Mio, l'alleato rianimato. Io ho zero colpi energy. Chiedi e ti sarà dato. Andiamo qui, amigos. Ne ho bisogno. No, si è fottuto il mirino. Che armi c'ha? Dai, broderito. Dai, 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 dai. Grazie, grazie, grazie. Quelli davanti fightano tanto. Ok, preso. È ora uno di loro. È la prima, è l'altra, l'altra. Sarà un torsato, li ha distrutti tutti. Non credo. Qua davanti fightano ancora. Uno è distrutto. Non da me, da loro. Ma l'ho visto sanguinare corposamente. Uno è da me, uno è da me. Due, tre, tre, full team, full team. Uno è bianco. Di armor, il Revi. Ma lontano vado da destra. Full team qua da dove cazzo sa... Da dove arrivano? Boh. Knock uno, l'altro è one. Da due. Knock per... Cioè, one per ride. Gli avevo fatto 60, non è morto. Boh, 40 flash. L'ho fatto, cazzo ne so quanto deve avere. Com'è possibile? È qua, è qua. 40 flash? Io gli ho fatto 60 flash subito dopo. Vuol dire che ha avuto... C'aveva 101, aveva 101. Arrivo. Mi stanno sparando. Non va bene, baby. Cioè, tempo che l'hai detto non... Voglio mettere... Salto temporale. Ricarico. Ho abbattuto quello lì. Manca lui, manca lui. Non l'ho mai fatto. Ho abbattuto uno.
Quello è fuori combattimento. Ricarico. Il mio pad, il mio pad, il mio pad. Sì, ho visto. No, non serve lo jump pad. Ci arrivo, ma ce lo calcolo il tempo con l'Octane, mica. Ma fai, non serviva la jump, facevi l'L1. Vabbè, Ho jump piuttosto quando mi resta. Vabbè, ho capito, ma ho visto 8. Cioè, ho visto che stavano 8 secondi. Non, lo so che non con lo la jump ci arrivo. Sto prendendo io il bazzo, lo sto prendendo Chimera. E poi l'ho appena dato col cazzo, dai, con la ulti del gibo. Smarfino. Livello 60 con i 4K. Io mi calmo quando lo dico io. Li ho sentiti verso di qua prima. Ha preso la zipline indietro, infatti. Ho fatto 108. Questo qua penso non gli abbia fatto niente, invece. È blu, quello. Cracato un altro ancora. Ne ho craccati due. Colori? E viola, viola. E il terzo blu, quindi. L'altro è blu. Francare col GB. 95 viola. 60 viola. 95 viola e gli avevo già fatto 60. Voglio andare top, vado top. È completamente free, top, ci sono. Pat craccato, distruttissimo. Caca di Pathfinder. Revista da me. Ma è stupido. Ce l'ha lui, se lo fa. Bravo. Io e il Lombo una cosa sola. Davanti. Arrivano forse. Sul gibbo. Solo 60. Nel ring non ci entro. Questo è il terzo loro? Sì, perché non ha detto. Vabbè, ah, oddio, loro non ci hanno sparato. Un hit al caustic. 45, quello che entrò. No, e io gli ho fatto 45. Nei due almeno, nei due. Ma ne ho due, insomma. Sempre io, sempre io. Che palle. Merda di. Non è una bestemmia. Mi hanno. Dai, ma puoi colpire qualcosa, tu, Vrait? Il cibo l'ho lasciato one shot tantissimo io. L'Octane era solo comunque. Sì, ma l'Octane qual era, però? Il Bloody, il Bloody, il Bloody. Ma il Bloody sta da loro attaccato, scusa. Cioè, sta, ha pushato insieme a loro. Sì, ma no! Però con uno singolo è strano. Boh. Easy 4K su Octane di nuovo. No, oddio, un minuto e parte, forse no. Ok. Se lo fa, se lo fa. Caricamento scudi. Biscotto. Ed era il Bloody inutile, avevo ragione. Ma il Bloody però stava attaccato a loro, com'è possibile? Cioè, t'ha pushato insieme a loro, boh. La vedo molto triste. Dai. Cioè, o gli faccio finire le cure, ma la vedo dura. Se ne nocca uno è un. Cibo da E1. Il gibo 240 devo fare. Easy. No. No. Comunque oserei dire che se questo qua fosse salito insieme a me la vincevamo tipo al 100%. Unlucky. Gema. Suffocating.